Però oggi è arrivato questo. Anzi, ne sono arrivati quattro di questi, dei fermaporte in gomma, che io pensavo fossero molto più piccoli, e in realtà sono grandi come la mia mano praticamente. E non c'è bisogno, perché a me serviva, cioè, veramente 1 centimetro. Li ho pagati tanto effettivamente, però esteticamente erano i più belli. Gli ho dato 9,99 euro di 3. Di 4, scusami, di 4. Quindi sono effettivamente molto costosi, però vi assicuro che se voi cercate fermaporta su Amazon trovate una sequela di cose terrificanti che, no, terrificanti, veramente. Uno più, questo ho detto, vabbè, pago un po' di più, però sono i più bellini. Però sono giganteschi. Effettivamente il prezzo ci sta. Cioè, tu paghi 10 euro, te ne danno 4. Però effettivamente, cioè, guarda, guarda qui che fattezze, poi è anche gomma buona, sicuramente Sif li mangerà. E lo piazziamo. Veramente entra mezzo centimetro, no, neanche. 1,5 mm entra di punta per tenere ferma la porta. E basta quello. E vabbè, che dobbiamo fare? Con gli stessi soldi avresti potuto assumere uno schiavetto che tiene le porte. Mi sembra un po' eccessivo e anche un po' classista. Ma come posso. Scusatemi. Oggi non c'è il sole. Da dove arriva il caldo? Chi lo produce? No, perché non. Non c'è. Sì, ci riproveremo. Allora, perché ieri l'abbiamo fatto. Perché dovevamo farlo 2 settimane fa. 2 giovedì fa. 2 giovedì fa, però non c'erano dei problemi. Ho detto no, rinviamo. E allora ha creato il gruppo. E nel gruppo poi abbiamo parlato. Però nel mentre che stavamo parlando, io ero. Dov'è che ero? Ero a comprare il cibo per Sifa Lobby Garden. Come si chiamano lì, quei posti dove tu compri le cose da giardino. Che in realtà non vendono solo cose da giardino, ma anche puttanate per la casa. Sto facendo la spesa. Ho detto vabbè, ragazzi, va ben tutto. Basta che sia dal lunedì al venerdì alle 9 di sera. Basta. Allora ho detto va bene quello, va bene quell'altro. Ok. Poi Frosu non poteva prima delle 9:30. Paride ha avuto problemi con il VR perché streama con la 9:60. Lui c'ha la 9:60 e usa il VR con la 9:60. Io non so come funzioni quella cosa lì. E ho detto vabbè, facciamo. E poi dopo è stato veramente No, non abbiamo fatto una prova off camera, ma perché non abbiamo tempo, Dan. Abbiamo trovato questo giorno completamente a caso, ieri. E settimana prossima io devo, cioè io venerdì questo devo partire e avrò tantissimo da fare, infatti da oggi in poi ho un sacco di cose da fare, quindi non era disponibile solo ieri, era l'unico giorno disponibile. Non ho capito avanti, in che senso? L'avatar di Paridar era molto carino, sì. Vuoi quello 960? È possibile? No, infatti. Infatti. Mi è dispiaciuto più che altro perché, certo, ho iniziato a crashare tantissimo. Lo so che se c'è la conferenza di Google Stadia. Adesso vediamo se riusciamo a fare anche quella. Tutto sta settimana, cazzo. Mi ha dato problemi solo quando si è entrato in squad. No, 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 non era quello. Non era quello. Mamma nerd, devo riuscire a trovare il tempo di tagliarmi i capelli prima di partire, perché non posso andare a Los Angeles così. Guarda qua. Guarda qui che roba. Non mi sto tagliando neanche la barba perché almeno dico vado lì, mi fanno tutto. Secondo me avete fatto un passetto in più rispetto alla televisione tradizionale ieri sera. No, continuo a non capire. Cioè, ieri dovevamo semplicemente fare la ruota della fortuna e divertirci. Non c'era niente di pensato o cose particolari. Ostile, certo, ma anche tanto sudore.
Ah, sono a pezzi. Non ho praticamente dormito io stanotte. Ah, non ho preso neanche la droga. Dov'è la droga? Multicentrum Energy! Sì! Non 3, 1. Ma c'è scritto Centrum sulla pastiglia. E multi? No. È solo Centrum. Ah, è multi perché sono tanti? Questo è uno e quindi è Centrum. Questo è un pacchetto e quindi sono multi. Funziona. Beh, Barze, non sono ancora caduto a terra morto e i miei giorni ultimamente sono veramente pesanti, quindi direi di sì. O magari solo l'effetto placebo, non mi interessa. A me basta essere in vita. Io l'acufene non mi è più passato ed è così. C'ho sto fischio. Lo sto accettando, che devo fare? Non passa. Passo l'acufene o il multicentrum, Jules? Lo vuoi? Tiè. Hai visto che gag? Nikunukao! Nikunok... Nikunokao! Mannaggia. 28 mesi, grazie mille. E acufene, boh, non sono più riuscito ad andare a farmi fare una visita. Lo so, Ricky, lo so. Mi sono recuperato le novità di Apple e devo dire che sono rimasto abbastanza triste. Ci sono rimasto un po' male, devo essere sincero, mi aspettavo di più. Hanno presentato un nuovo Mac Pro che, per carità, era da un'eternità che non presentavano un Mac Pro. Hanno scelto di riprendere il design di un vecchio Mac Pro. Ho detto vabbè, alla fine la cifra, visto quello che offriva, mi sembrava abbastanza abbordabile. Mi pare 6.000 dollari se non sbaglio, 5.999. Però era una grattugia che pompava, no? Aspettate che sento dei rumori. Cosa stai facendo? Nuovi, pagati 10 euro. Che cazzo. Si era ciulato un fermaporte, ovviamente. A 6.000 era la versione base. Cosa aveva? Grazie Donnar per i suoi 15 mesi. Fino a 1,5 TB di RAM, io non so. Non particolarmente, Credo di essere pagliacci. Igor. No, si pronuncia Igor. Non l'ha mangiato, se l'è solo rubato per adesso. Vedrete che entro fine della live saranno tutti mangiati. Che dobbiamo fare? È la dura legge del gol. Ma non, continuo a non capire il punto, Avant. Cioè, non era una cosa. Era un chi se ne frega la live di ieri sera. Ma no, vabbè, ma non si vedeva che chiaro ha scritto dei messaggi. La riammetto. Cioè, era divertirsi in live. Era un modo come un altro per giocare assieme col VR. Non era niente di pensato. Non era niente. Non c'era niente di che. Non prendetela come una cosa più seria di quello che è, tranquilli. Era veramente una cagata. E chiuderei anche il discorso. Cioè Grazie a Fronzis per i suoi 4 mesi. Mac Pro da 6.000 euro. Ah, Xeon sì, mi 8 core, ricordo. 32 giga di memoria RAM. Scheda video Radeon Pro 580X e hard disk SSD. Le Kobe! 256 giga? No! No, 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 no. Inaccettabile.
inaccettabile. Ho capito SSD, va bene, ma allora mi metti anche un tera di hard disk. Beh, no. No, 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 assolutamente no. La full arriverà a 40.000. Il monitor arriva a 40.000. C'era il monitor da 43.000. Riprendi, vai. Un hard disk costa 50 euro. Ho capito, però tu mi stai facendo comunque pagare un prodotto, per quanto sia la versione più basica, un top gamma. Lo stand del monitor costava 1000 dollari. Io non l'ho capita quella cosa lì, perché non ho seguito benissimo. Non ho seguito benissimo la conferenza poi perché stavo mangiando ed ero anche al telefono. Quindi ho seguito la cosa un po'. Ma cioè, loro ti vendono il monitor che puoi attaccare alla parete, ma pagando 250 dollari, se non sbaglio. C'era l'attacco a parete che pagavi a parte. Tu devi comprare il monitor, attacco a parete a parte, oppure comprarti la base che costa 1000 dollari, che è tantissimo! Che cazzo fa quella base lì? Pubblicamente non ha reagito bene al prezzo dello stand del monitor. E grazie al cazzo! E vorrei ben vedere! Allora, sì, dobbiamo andare su. Ma sbaglio, il volume adesso è di un'altezza incredibile. Ok, era un po' più alto da me. Vediamo. Dovrebbe essere ok adesso. Doveva andare sull'intruso. L'intruso, intruso, intruso. Dove cazzo è l'intruso? L'intruso, l'intruso. Ma neanche che non giri benissimo. Vabbè, non importa. Una giornata così oggi. Cazzo, non lo trovo. Scusate un attimo, lo trovo, metto il pilota automatico e poi parliamo. Oh, ma sono matto? Come cazzo è possibile? Eccolo lì. È lui? Sì. Che fatica oggi. 200 dollari la croce che regola. Ma sì, ma quindi se io compro il monitor, come funziona? Cioè, lo appoggio per terra? Lo appoggio al muro? Lo appoggio tra scrivania e muro, rimane inclinato come un quadro di Pollock. Così, Pollock era un nome a caso. Porca troia, guarda qua che si mette in mezzo. Ah no, non è in mezzo, perfetto. Ok. Boh. Ora. Ma sbaglio o manca totalmente l'audio? Perché siamo nello spazio, ci sta, però boh. Non mi ricordo se era così anche ieri. Allora, aspettiamo che si sciolga il ghiaccio. Ah, ti danno lo stand base. Ah, ok. Però ce l'hai lo stand base, va bene. E cos'è? E quello da 1000 dollari? Cos'è che fa in più? Che proprio non sono riuscito a capire. C'aveva una specie di basculante particolare. No, vabbè, ma non è solo questione di pagare il marchio. Come ho sempre detto, paghi il marchio, per carità, perché l'Apple il marchio lo paghi sempre comunque. Ma quello che hai in più, avendo. Aspetta che magari non spreco ossigeno, me ne sto dentro lì. Che poi dopo c'è da esplorare. Paghi la compatibilità tra sistema operativo e quello che ti viene offerto, ovvero il sistema operativo e hardware. La cosa bella di Apple è che hanno il sistema operativo proprietario con il proprio hardware e quindi possono permettersi di fare. No, 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 non andare via, da m'ammazzo, ok. E possono permettersi di fare sì che il software vada da Dio con il loro hardware. Quindi,
non puoi compararlo con un PC con le stesse caratteristiche, per il semplice fatto che un PC dalle stesse caratteristiche è diverso. Allora, qui c'è la morte e quindi non ci andiamo. E dove mi è andata il segnalino? Ok, vai, messaggi, leggiamo. Rilevo delle letture energetiche molto più forti ora che siamo sotto la crosta. Qualsiasi cosa sia, dove trovarsi più vicino al centro della cometa, e inizio a pensare che sia più pericolosa di quanto credessimo. Clary, puoi sentirci? Sì, ma le vostre voci sembrano molto lontane. Temo che perderemo del tutto le comunicazioni se continuerete la discesa. Assicurati che i sistemi della navetta non si congelino. È successo. Torneremo appena identificheremo la fonte delle tue energetiche. Comprendo, ma siete prudenti entrambe. Oh, di qua... Mi sono incastrato? Ora. Di qua sembra non esserci ecto... Ah no, c'è l'ectoplasma più avanti. Qua sembra non esserci... Rilevati alberi! Vado di qui. Prendo quello che ha preso lui. La che dolore! Ok. Ok. Sto bene. Sto bene. Vado, proseguo. Ok. Materia ectoplasmatica individuata, di nuovo. Perfetto. Quindi non è che abbia tante opportunità di sbagliare. Non ho... Ah, cazzo, ma questo... Com'è successo? Ok, di qua sembra pulito. Vado di qua. Plax, gatto, 24 mesi, adesso sono quasi un parmigiano reggiano DOP, grazie mille. Ok, siamo giunti fin qui. Che paura. E lì però c'è l'ectoplasmatica. Però... C'è solamente all'entrata, quindi se io mi tuffo, in teoria riesco a salvarmi. Che dolore! Sono salvo? No. Teoricamente c'è sempre il modo per evitarla, anche secondo me. Però pensavo che fosse un po' la Minecraft, no? C'è solamente un cubetto, lo sorpasso. Ok. E quello lì, intruso, no. Però si muove, che cazzo è? Con la sonora mi piace un sacco. Allora. L'intruso, dov'è? Eccolo lì. Quello lì? No, è lì dietro, sì. Fare il giro. No, non ho armi, ma l'ectoplasma è proprio un gas che ti uccide. C'è una... Non è caldissimo, cos'è che dicevo? Non mi ricordo più. Eccolo lì. No, no, il sole, figa, no. Sperimentiamo la teoria dei 22 minuti, sì. Sono le 9:42. Però bisogna vedere se sopravviviamo. Dipende tutto da quello. Che teoria sarebbe? Allora, ieri, leggendo alcuni messaggi, ci hanno lasciato intuire che degli alieni hanno creato un buco nero e un buco bianco e hanno creato questo loop temporale
E si parlava di una finestra di 22 minuti. Che immaginiamo... Ma il pilota automatico fa cagare. Immaginiamo che questa teoria sia la durata tra i pianeti Clessidra, a passare tra un pianeta e l'altro la sabbia, e che faccia poi dopo esplodere il sole. Merda! Ero scordato. Ero scordato. Vabbè, si è adattato finché non si scongela qui. Vediamo se qui ci sono nuove informazioni. Nucleo danneggiato, aspetta. Navetta congelata, ok. Ah, ok, fammi vedere. C'è altro da esplorare, infatti. Dobbiamo entrare nel sottosuolo. Ok, preso tutto, telefono, portafogli. La tuta! Eh sì, sto parlando del gioco. E di cosa dovrei parlare? Del sole che esplode tra 22 minuti? È una lore stupenda. Sì, ma è proprio bello questo gioco. È il gioco più bello che abbia giocato da un bel po'. Contestualizzato poi alla cifra che costa e tutto quanto. Ma si è scongelato? Non ho visto. No, non si è scongelato. Dobbiamo avvicinarsi ancora un po'. Beh, ci siamo ormai. Sì. Per guidare l'ectoplasma devo sparare il drone e fare così. Ok, ci siamo. Piano. Piano. Ok. Materia ectoplasmatica. Ok. E c'è di là, giusto? Cazzo, la cavità che fa a culo. Sì, ok. Quindi noi andiamo di qua, come abbiamo fatto prima. E qui c'è dove c'è l'ossigeno. Perfetto. Di qua non ce n'era. A parte un buco. Ok, di qua non... Di qua posso andare, ma devo stare attento perché c'è un buco che rischierebbe di uccidermi. Vediamo di non entrare in questo buco, che è qua. Ok. Qui è dove siamo arrivati prima. C'è una via anche di sopra. Aspetta. Fammi vedere. Non so se è corretto, però. Allora, di sotto c'è il rischio morte al 100%. Vedi? Perché lì posso cercare anche di passarci, ma è rischioso. Provo ad andare di sopra. Ok. Vediamo se... Aia, che Dolores. Vediamo se riusciamo a trovare una quadra. La nave è partita? Cazzo! Vabbè, dai. Risolviamo questa situazione e poi vediamo. Allora, di qua... No, no, non volevo entrarci! Ok, devo andare a sinistra. Devo andare a sinistra. Il buco di destra è male. Il buco di destra è male. Sinistra. No! Ma è male dappertutto! E allora vaffanculo. Dai, che incubo. Che incubo, cazzo. Non ho messo il freno a mano. Capita, ragazzi. Chiamo il taxi. Forse era a destra. Dici che si era ruotata la telecamera? Ok. Nuovo orario 9:47. Ok. Quindi alle 10 e 9. Alle 10 e 9. Per adesso no, Sara. Non superare sto cazzo di sole ogni volta. Però aspetta, voglio vedere se riesco ad arrivare a questo coso qua.
C'è questa cosa qui sul sole che vediamo. No, non riesco. Aspetta, 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 aspetta. No, 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 vai lì, vai lì, vai lì. Perché ci stiamo allontanando? Ma come cazzo funziona la gravità qui? Mi respinge. Aiuto! Aiuto! E niente, sono andato a fanculo. Pronto! Signor Mike! Non posso dirigermi verso il sole col pilota automatico, perché sarebbe una stupidaggine, è certo. Vedi, sono ormai sono andato a fanculo. Vedi, vedi che c'è quella cosa lì? Io voglio andare su quella cosa lì. Aspetta, mi metto un po' inclinato così, vediamo se riusciamo a dare una potenza maggiore. Ok, e adesso sicuro, guarda, ci andiamo a schiantare. Guardalo, guardalo che adesso ci ingloba il figlio di Troia. Vai via, vai via, vai via, no! No, il sole! Vaffanculo, va! Sì, orbita intorno al sole quella cosa lì. Però è impossibile parcheggiarci, sì. Che audio delle volte. Sì. Arrivato o ci sono arrivato? Che Plero si sta rivoltando nella tomba. Beh, vabbè. No. Cioè, il sole comunque c'ha la sua gravità. Normale che ciucci. Nuovo orario 9.49. Vai. 10.11. Fate il conto direttamente anziché darmi l'ora esatta. Non datemi... Aspetta. Non datemi l'ora esatta, ditemi il nuovo orario che dobbiamo calcolare. Dove cazzo è il sole? Eccolo lì. Dai, andiamo all'intruso adesso. No, l'ho sorpassato. Hai visto, Joker? Da noi anche questo. Da noi anche questo. Ma io voglio sopravvivere 22 minuti. Capita che si muore. Capita a tutti, ragazzi. Tutti capita. Tutti sanno che capita. Perfetto, Adi. Grazie. Immagino che sia con la sparachiodi lì. Ma ho capito, ma il pilota automatico, ma quanto deve far cagare? Scusami un secondo. Cioè, io mi affido al pilota automatico e questo qui si schianta. Perdonami, ma e allora vaffanculo, mi arrangio. Ma che pezzi di merda che siete. Guardate, pilota automatico del cazzo, veramente. Parcheggiati e non rompere i coglioni. Che oggi non c'ho testa. Dai, guarda te. Tutto rotto. Cosa devo aggiustare qui? Tutto. Fanculo, guarda. Stiamo bene? No, che non stiamo bene. Sì, in realtà sì, sì. È un po' danneggiato, ma non mi dà... Pronto automatico, capito? Ma è uno stronzo, eh? Scusami, fammi vedere. Tutto ok? Non ti... Chi ti ha detto di partire? Chi ti ha detto di partire? Ok, siamo ok. Stai fermo qui. Non ti muovere. Mannaggia a me che ho voluto il parquet nella mia astronave. Ora, aspettiamo. Non ho acceso il park assist. Automatico lei, ma guida di merda. Ma questo pianeta qui è bucato! Non abbiamo neanche trovato niente di... Abbiamo trovato di tutto, ma ancora siamo lontani dalla situazione. Dalla situazione un po' generico. Non c'è freno a mano, ragazzi, era una cazzata. Il problema è che quando ci avviciniamo al sole, l'astronave viene ciucciata dal sole.
Ok. Mancano dei pianeti da esplorare. Però, cazzo, abbiamo trovato questa pista. Mi va di seguirla. Ok. Allora, di qua avevamo detto. Aia. Buono. Di qua e, se non erro, di qua. Prendiamo un po' di ossigeno. Grazie. Di qua. Buono. Però non dobbiamo finire nel bucio. Ok, perfetto. Poi, avevamo detto che dovevamo andare lì in alto. Di qua, perfetto. Vai, con molta calma e tranquillità. E qui abbiamo il problema. Mi fermo qua, vai. Sparo la palla, che mi manda foto. Era a sinistra. Allora, destra-sinistra devo fare. E poi non mi sembra di vederne più. Si è bloccato, mi sa. No, scende ancora. Torna su. Ok, devo fare destra e poi sinistra. Sarà difficile. Ok, destra, destra, sinistra. Vai. Che paura il robottino! E adesso? Alla cieca? Vieni qua. E ce n'è ancora. Sua mamma quella lurida. Aspetta. Aspetta, aspetta. Fermo. Non vedo. Non vedo niente. Quella grandissima vacca, fammi vedere. Attaccati. Attaccati. Non si attacca. Non si attacca. Questo qui è pezzo di cazzo. C'è finito di. Allora lì c'è la morte. Lì c'è la morte. Non ci andiamo. Non ci andiamo nella morte. No. No. Ok. Fermo qui. Fermo. Boh. E dove cazzo Ah, siamo sì, mi adesso? ricordo. Lì c'è il buco della morte. Confermiamo? Sì. Boh. La nave è andata a fanculo. Ci frega niente. Grazie, Jox. Boni. Boni! Si rinnova sempre simpatia infinita. Gentilissimo, troppo forse, ma non sono qui a giudicarti. Allora, di là da dove siamo venuti, di giù c'è la morte e quindi direi, senza indugio, di infilarci di qui. Che fatica. Boom. Che cazzo è? Che cazzo è che abbiamo trovato? Abbiamo trovato un morto! Sì! E poi? E poi? Mi devo infilare qui. Non mi voglio infilare qui. Mi sembra proprio una cattiva idea. Fammi vedere. Ah. Ah no, ok. Ah, però c'è della morte, l'ho vista. Allora, pianino. Pianino. Molto, con molta attenzione. No, non va. Ma c'ha la gravità come le pare qua dentro. Porca troia. Oh, pianino. Con dolcezza. Con dolcezza. Con dolcezza, simpatia. E mi sono svuotato. Mi giro un attimino. Ok, voglio leggere quello che è scritto lì. Questa è casa mia, entra. Davide, grazie mille. Piano, piano, datemi una mano, datemi una mano. Ok, leggi, leggi. L'involucro sferico di pietra sembra che la fonte delle strane letture energetiche. Correzione. La fonte deve essere qualsiasi cosa si trovi all'interno dell'involucro. Rileva una qualche forma di materia insolita. Ok. La pietra sta modificando le nostre letture energetiche. Dovrebbero essere almeno 10 volte più forti di quanto non rileviamo ora. Penso che non sia il caso di interagire direttamente con quella materia. Per quanto ne so, un contatto diretto risulterebbe quasi sicuramente fatale. Credo stiano parlando dell'ectoplasma. Non ho mai incontrato nulla di simile a questo involucro, ma è ciò che ci protegge da qualunque cosa sia all'interno ed è aperto. Merda! E la cosa peggiore è che questa materia è incredibilmente esplosiva. Grazie a Giorgio De Best per i suoi 20 mesi e al Pellicano per i suoi 100 bits. Ok. Qualunque cosa si trovi all'interno di questo involucro di pietra non è solo. Non è solo molto instabile. Credo che ci sia un errore di traduzione. Ma è anche. Ma. Ah, c'è una E di troppo? Cioè, è spostata una E, ma è anche altamente pressurizzata. Guarda la scansione di densità. Non ho mai visto nulla di così compatto. Cos'è? È N volte più grave di quanto pensassi. Se quella pietra si fratturasse, la materia letale al suo interno si spanderebbe rapidamente, annichilendo questo sistema stellare in una frazione di secondo, e la pressione aumenta sempre più con l'avvicinarsi della cometa al Sole. Quando la cometa arriva sul Sole, scoppia! Ecco che cos'è!
La materia ectoplasmatica che finisce sul sole lo fa scoppiare. Ritorna immediatamente alla navetta. I nostri amici devono sapere in che terribile pericolo si trovano. Lascia qui il tuo equipaggiamento e corri. Cosa hai in mente? Più scopriamo su questa materia aliena, migliori sono le nostre possibilità di sopravvivenza. Imparerò più che posso qui. Vai ad avvisare gli altri, forse potranno costruire un qualche tipo di rifugio. E credo che il rifugio sia il loop temporale. Cioè loro hanno creato questo loop temporale per... Che è successo? Niente, volevo aprire il menu dell'astronave, ma da qui non si può. Fammi vedere. No, qui non c'è nessuno qui. No, non è qui. Niente. Non romperla. No, ma è già rotto. Cioè, vedi? E questo... Credo sia la materia ectoplasmatica. Credo che qui abbiamo esplorato tutto. No, aspetta, lì c'è un oggetto. Ah, no, mi sa che è il mio... No. Che cos'è? Ah, no, niente, era una pietra, normalissima. Sai che c'è? A che ora è che ci dobbiamo scantare? 13 minuti, però. Perché sarebbe carino vedere l'interno quando ci schiantiamo, ma non so se è così interessante da aspettare 10 minuti. Mancano 12 minuti. E i buchi sono a posto? Ma ce n'è uno solo. No, due, hai ragione. 50% di carburante è rimasto. Ah, niente. E infatti, ce n'era uno buono, gli altri morte. Come l'ho detto, nuovo orario 10:21. Dai, perché riparte nel momento in cui... Ok, 10:22. No, 10:22. Ricaricamento parte ora. Ok, andiamo sulla navetta, cerchiamo di capire se lì abbiamo visto tutto. E in quel caso andiamo in un nuovo pianeta. Stiamo... È bello perché stiamo grattando un po' tutte le varie superfici. Ok, ci dà che abbiamo esplorato tutto. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto. Oh, è il gioco della vita, ragazzi. Non so cosa dirvi. Non... No, aspetta, mettiti il coso prima. Non si può evitare questa esplosione. Per ora. Per ora. Allora, abbiamo capito che l'esplosione è data dal fatto che il meteorite si schianta. Andiamo a questo cazzo di pianeta qui, che non ci siamo... Ma buono lì. Profondo gigantesco. Perché non mi ci fa andare? Pilota automatico non... No, attiva, ok. Però aveva detto quell'altro che per arrivare a profondo gigantesco c'era una gabola. Ricordiamoci, perché molto probabilmente arriviamo lì e moriamo. Ce l'ha detto il pilota che è entrato, che si è perso dentro i rovi. Allora, lì c'è un'astronave che orbita. Intanto proviamo a vedere il pianeta. Che mi sembra coperto da merda. Che cazzo è? Scusami. Ma... C'è il gas? Porca troia! Ma che figata! Terribile, ma è fighissimo! No! No, dai, ragazzi, che bello! Ma perché No Man's Sky non ha... Guarda, più vedo questo gioco, più dico, cazzo, No Man's Sky dovevano mettere un decimo dei pianeti che hanno messi e fatti così. È Interstellar, porca troia, guarda che bello! Vaffanculo! Ah, per arrivare al nucleo del pianeta, la gabola, ok. Immaginate No Man's Sky con i soldi che hanno avuto e tutte le cose, se anziché fare pianeti infiniti creati randomicamente, mi andavano a creare pianeti finiti, 1000 pianeti caratterizzati come questi. Dimmi che gioco veniva fuori. Allora, un ciuccio manubri, salve.
Mi fa piacere vedere che ce l'hai fatta ad arrivare fin qui senza farti del male. Ma tu sei su una macchina che stai per morire annegato, vabbè. Perché c'ha delle antenne dei cucchiai, cioè, attaccati alla testa? Non spaventarti, cose del genere, ma ultimamente mi sta capitando tipo di morire in continuazione. Anche lui sa del loop! Ecco, sta succedendo anche a me, ma siamo in un anello temporale, quindi noi gli possiamo dare degli hint su quello che abbiamo scoperto finora. Grazie a Hunter per i suoi 14 mesi. Il tempo si sta comportando in modo strano ultimamente. Sì, un anello temporale ha senso, forte. La stai prendendo piuttosto bene. Lo stesso vale per te. Sì, ma io ormai sono un veterano. È da venerdì che ci gioco. A me piace fare nuove esperienze e questa è la mia prima volta in un anello temporale. A meno che non di aver mai messo piede in un anello temporale prima d'ora, effettivamente. Sembra che solo noi possiamo affermare che il tempo si stia comportando in modo strano. Mi fermo un attimo. Vi ricordo che quello sul pianeta Clessidra, gemello Cenere se non sbaglio, si era reso conto della fine del mondo e a metà strada, più o meno, impazziva completamente. Ho provato a contattare Scoglio Corno via radio e gli ho chiesto se avesse la sensazione di aver smesso di vivere, ma ha pensato che stessi parlando metaforicamente. Yolone, 7 mesi, grazie. Anche dicesse Scoglio Corno dell'anello temporale, avrebbe già dimenticato tutto entro l'inizio del prossimo anello, giustamente. Non può accorgersi se c'è qualcosa di diverso. Ma sbaglio, il meteo sta peggiorando. È ora di raccontarti un'altra cosa strana. Ogni volta che muoio rivedo tutti i miei ricordi. Uguale, uguale. Credo abbastanza fermamente che tutto ciò abbia a che fare con la grande statua Nomai di pietra che ho trovato su una delle altre isole. Sì, ma amico mio, qui anneghiamo. Vabbè, andiamo avanti col dialogo, ce ne freghiamo. Che succede? Che è successo? Ma non c'è più gravità? Che scusami. Amico, stavamo parlando. Buongiorno. Grazie a Quartex, molto potente come anello temporale. Guarda che brutto tempo. Hai mai guardato il ciclone abbastanza lungo per farti ipnotizzare? Credimi, se li fissi abbastanza lungo fanno andare in trance. Non ho niente da dargli qui. Ok. Tu ci fai più fuori. Ok, niente di importante. Tutto meno pacifico. Che succede su questo pianeta? Intendevi dire che c'è di più? Allora, il profondo gigantesco è enorme, prevalentemente ricoperto d'acqua, e fin qui niente di nuovo. Al di sotto della superficie c'è una corrente molto forte che impedisce a qualsiasi cosa di affondare. Credimi, ho provato tutto a attraversare quella corrente, ma nessuna delle mie idee ha funzionato. Però Scoglionato ce l'ha fatta. Per quanto riguarda le terre emerse, ho contato 4 isole, inclusa questa. C'è anche quella della statua Nomai che ho visto sulla spiaggia, quella che diceva prima. E i cicloni mettono a suo quadro tutto. Un piccolo suggerimento: se ne incontri uno e ti acchiappa, cerca di atterrare nell'acqua. Ci sono meno probabilità che ti uccida. Ok. L'astronave è rimasta lì. Bene, buono sapersi. Materia ectoplasmatica. Azza. Dove? Lì. Ok. Allora, mi ha detto una cosa sui cicloni da guardare e farmi ipnotizzare. Non so cosa devo fare, però. Cioè, sto così... Fare un po' una cazzata, però. No, forse lo devo guardare meglio. Aspetta che lì c'è... Cazzo, la gravità è troppo pesante. Non riesco a salire lì. Neanche con la superpotenza dei razzi. Andiamo con l'astronave. Minchia, siamo incollati al terreno.
con l'astronave invece si vola tranquilli. Allora, ah, da qui ci si poteva arrivare a piedi. Allora ho sbagliato, aspetta, faccio il giro, perché probabilmente c'è roba importante lì. Ok. Minchia, cioè la gravità due pere è cattiva come cosa. Siamo fuori di Dark Souls? Non lo so, però sì, se mi dà, cioè se c'è tutta questa via da fare obbligatoriamente a piedi, un motivo ci sarà. Ci sono i marshmallow. No, niente, tutto qui. Ma sta cosa di marshmallow non ho capito. Vabbè, allora qui c'è il pieno del jetpack, non mi interessa. Cioè, vabbè, proprio una cosa inutile allora. Piano. Che dolore. Che dolore veramente. Ok. Vegeta arrivava a gravità 300, mammoletta. La Madonna! Che tornado d'emozioni! Li guardo, ma non mi sembra che mi stiano ipnotizzando. Allora, un'isola, seconda isola, eccola qua un'altra, vai. Cazzo, rovo scuro! Che ora è? Le 10.09, mancano 10 minuti alla morte. Alla possibile morte. Ci sono i rovi. Materia ectoplasmatica. Ma non lì. Ok. Qui è sicuro. Qui c'è ossigeno. Lì mi sembra safe, di qua sicuro no. Ok, di qua. Cazzo la gravità. Ok. Ok. Dove è finito, scusami? Si è glitchato al 100%. È passato dove non doveva, va bene. Ok. E devo andare poi di là? Ma siamo sicuri? Qua io ho paura di finire. Ok, gravità zero. Bomba d'ossigeno ricaricata, perfetto. Lì c'è della materia ectoplasmatica. Poi di qui? Di qui no. Buona, vai. Di qui? Di qui no. Ok, fammi capire bene. Dov'è? Ok, ossigeno, buona. Qui è safe. Che cazzo è questo? Cosa stiamo guardando? Lì c'è la materia ectoplasmatica. Qui c'è la registrazione. Dritto fino al nucleo. Considerati questo conquistato profondo gigantesco. Ok. Non per vantarmi, ma questa è stata una delle mie imprese più spettacolari. Non ci credo. Non ho preso la scossa. Non vedo l'ora di raccontarlo a Scoliocorn e a Gossan. Sembra che la forza bruta non sia sempre la soluzione. Ok, credo che da qui si trovi il modo per entrare sotto. A quanto pare è rimasto solo il più grande, rovo oscuro, ma sto arrivando. Aspetta, di là c'era coso. Ok, quindi di là no buono. E non so dove devo andare allora. Qui mi fa fare il pieno del jetpack. Dovrò andare su? No, mi sembra strano. Abbiamo troppa gravità per dover andare su. Forse usando gli alberi? No, comunque non riesco. Che cazzo è questo? Le meduse di rovo oscuro. No, a rovo oscuro ci sono le rane pescatrici. Aha, forse so. Forse mi devo far portare su dal ciclone. Ok. Ok.
Dai, dai, vai su. Dai, c'eravamo. Non va. Cioè, sì, 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 aspetta, gravità zero, vai. Ok. Ok, non vedo. Ok, di qua, di qua, di qua, di qua. Piano, piano. Qua ci finisce a male. Bestia. Oh! Siamo morti, no! Cazzo! Ma mi sa che era quella la modalità, eh? Ah, le meduse antiscossa, ok, sì. Ok, ho capito. C'eravamo. Alle 10:35, vai. Mamma mia. Sì, anche secondo me ero giusto. Era giusto, secondo me. Perché c'era proprio un percorso che stavamo seguendo. Poi c'era gravità zero. Purtroppo ci siamo schiantati. Però per me era la cosa giusta. Che intrigo, che questioni, che misteri. Bellissimo, bellissimo. Vai, 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 vai. Subito. Vai. Ah, diario di bordo, sì, hai ragione. No, sta cosa che c'è un'atmosfera fuori e poi dopo l'acqua va su e giù è uno spettacolo. È veramente spettacolare questa cosa qui. Questo qui sembra un'altra di quelle dei cannoni gravitazionali. Questa è un'isola veramente... Ah no, questa è l'astronave di quell'altro. Che è veramente Interstellar. Ok. Dove sei? Dove sei? Mio bel lembo di terra, dove sei? Era questo? Non era questo. Non voglio esplorarne. Cazzo, lì però c'è una questione. Cos'è quella cosa lì? No, 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 un'isola per volta, per carità! Cazzo, 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 cazzo. Grazie Solox. No, dai, bellissimo. Non va bene neanche questa. Cazzo, dov'è? C'hanno tutte delle cose gravitazionali, credo, per l'astronave, per tenerla incollata lì. Dai, l'isola che ho trovato era introvabile, merata di culo e fine. Oh, cos'è? I rovi. Era questa? Sì, era questa, ok, perfetto. Ma se io faccio la faccia di merda e parcheggio lì in alto. Non c'è un lì in alto. Non c'è, non posso parcheggiarmi con l'astronave perché lì non c'è un punto d'atterraggio. È obbligatorio farlo così. Poi, quando passa il ciclone e tutto, possiamo salire. Ok. Ok. È il diario, merda, mi sono scordato. Mi sono fatto prendere da tutte queste teorie e pensieri. Okay. Infatti tu l'astronave qui non la puoi parcheggiare. Come? Perché? Non c'era qui prima. Ricordo male? Sono andato a sinistra. Ma sono andato a sinistra. Ah, c'è un altro passaggio ancora più a sinistra. Arca vacca. Vabbè, allora adesso... Vedi che quella cosa lì che vediamo esplodere tutte le mattine... O tutte le sere, nel nostro caso. Credo sia un'altra cosa... Un cannone gravitazionale. 10:39. Bestia. Ok, allora... Avvio la rotta. Così non perdiamo tempo. La sua isola. Che si collega...
agli abissi oceanici. Gabor dice che al di sotto della superficie dell'oceano. E dove è andato Ferespalto? Ok, perfetto. C'è altro da esplorare. L'isola della statua. Ok, non l'abbiamo ancora vista. E poi c'è il villaggio. Ok. Si stanno iniziando a collegare le cose. Vedete? Si stanno iniziando a collegare. Scusami, non ci siamo ancora arrivati. Il diario di bordo, allora, non credo che il diario di bordo venga aggiornato. Credo che sia un po' il nostro ricordo, che lo aggiorni lui. La butto lì così. Poi magari c'è una spiegazione scientifica per cui l'astronave si ricorda le cose, ma secondo me è giusto, è gameplay. E loro ti dicono, boh, ti ricordi le cose e le scrivi ogni volta sul diario di bordo. La mettiamo così. No, no, non adesso, non adesso. Guarda, però stiamo vedendo quello che sta succedendo. Aspetta, fammi vedere se posso andare fino a lì. Esce totalmente dall'atmosfera e poi si rischianta. Ma quelle piattaforme che abbiamo visto prima? Noi abbiamo visto delle piattaforme prima. Allora, di qua sono sicuro. Anche se secondo te abbiamo finito, Negan? Ma il fatto che mi spediscano in alto, dici di no? Le piattaforme sono quelle su cui atterri normalmente. Eh sì, è possibile. Di qua. Ma io sono passato di qui prima. No? Boh. Spedisci in alto tutte le isole. Sì, sì, sì. Ma io, allora, secondo me bisogna salire lì in alto, sopra i rovi. Perché qui mi fa anche rifucillare. Molto complicato fare quella situazione, soprattutto perché il tizio ha detto se ti becco il tornado atterra in acqua. È vero, hai ragione. Vabbè, ci proviamo un'ultima volta, poi dopo lo rifacciamo. Non so se c'è possibilità di fare qualcosa. No, si torna indietro. Vinci, 7 mesi, grazie mille. Vediamo adesso se arriva il tornado. Ah, sì, mi ricordo. Sta arrivando. Le mie sono le G933 di cuffie. Il tornado enorme.
Ah, dici che sono anche differenti uno dall'altro? Ci sta mettendo un po', effettivamente. Pronto? Pronto? No! Click, 10 mesi, grazie mille! Dai. Sta vomitando, sta. Allora? Ok, ci siamo ragazzi, allacciate le cinture. Alla peggio ci buttiamo in acqua. E ci siamo. Gravità zero. Tutto buio. Non credo. No, effettivamente non ci sono piattaforme. Le piattaforme che ho visto prima non erano quello che credevo io. Avevate ragione. Però ho voluto comunque provare. Adesso vediamo se riusciamo a sopravvivere. La vedo male. Peccato. Peccato, c'era ancora un po' d'acqua, speravo di atterrare sul morbido. Niente. Ok. Scusatemi, ho voluto comunque controllare. 10:47 è il nuovo orario. Adesso esploriamo le altre isole. Volevo esserne sicuro. Volevo esserne sicuro. Che poi il gioco si basa anche su questo. Ah, ok. Le tibie, la testa, tutto. Tutto rotto. Nuovo loop, sempre 10 minuti prima della scadenza. No, no, ma sembrano tutte ficcanti le isole, soprattutto perché c'hanno dei parcheggi. Credo che siano state fatte apposta per far stare lì l'astronave anche in caso di come si chiama qua. Permesso, permesso, permesso! Che culo. Ci siamo. Ok, vai, andiamo a questa. Guarda. Vedi? L'astronave si appiccica proprio. Quindi mi viene da pensare che anche con il tornado lì l'astronave non si stacca. Cos'è? Oh, questa è l'astronave che orbitava che è stata distrutta. La pergamena, ma ce n'è già una infilata da qualche parte magari? No, bisogna infilare questa, via. Vai. Ecco, abbiamo completato la costruzione del modulo finale del cannone orbitale lanciasonde. Ok, è distrutto, niente. E siamo pronti a mandarlo in orbita intorno a profondo gigantesco per la fase di assemblaggio. Distrutto tutto.
A tutti i miei amici presenti qui nel cantiere, avete la mia gratitudine per il vostro lavoro instancabile. Avevo perso le speranze, ma credo davvero che questo cannone possa davvero riuscire lì dove altri tentativi hanno fallito. È andato distrutto. Se conosco mio fratello, Avens e la sua consorte vorranno lanciare la sonda con tutta la potenza possibile. Sono preoccupato che il cannone possa rompersi per la troppa sollecitazione. È probabile che all'inizio di ogni loop noi vediamo il cannone che si distrugge perché sta sparando la sonda. Propongo di impostare la potenza leggermente al di sotto del massimo senza dirlo a Devens e Marlo, così avremo margine per contenere il loro entusiasmo. Stai forse diventando sdolcinato, tesoro. Quello che hai detto mi rende felice, ma non era te. Se sono Melenson, a metà di Mello e Avens quando sono insieme, Dez ti autorizzo a lanciarmi quel del cannone. Lanciarmi? Cioè, c'è uno che è stato lanciato da quel cannone lì. Il nostro prossimo passo sarà mandare Privet sul cannone orbitale lanciasonda e installare il sistema di tracciamento della sonda. Dici che era ironico? Non lo so. Aha. Cazzo! Ma dai, ma c'era anche qui. Vabbè. Devo andare dall'altra parte, credo. Non ha molta utilità stare qui. Vabbè, facciamo il giro. Boh. Aspetta, lì c'è un cadavere, però non l'abbiamo visto. Ma dove sono io? Merda. Vabbè, guardo qui e poi torno di là. Che male! Cos'è? Modulo di controllo, pietra di proiezione. Ho brutte notizie. Yarrow dice che c'è stato qualche problema alla fonte energetica proposta, quindi il cannone orbitale lanciasonde non avrebbe fatto fuoco. Spero che tu stia solo prendendo in giro, invece. Di a Privé e a Mallow di tornare dal cannone. La mia sposa e io rimarremo al cantiere per il momento. Un aggiornamento. Io e Mallow uniremo a te e Daz. Privé è andato a trovare suo fratello. Teme che Idea possa sentirsi in qualche modo responsabile. Temo di no, amico mio. Loro non sono certi di riuscire a risolvere il problema, quindi il cannone orbitale lanciasonde per ora è fermo al tempo indeterminato. Però io posso raccogliere questo modulo di pietra. 3 minuti, 32 secondi fa, sonda a lungo raggio lanciata. Ragazzi, questo qui è il timer. È il timer dei 22 minuti. Raccolgo questo, che secondo me mi serve. Infatti mi servirà qui. Ce n'era un altro! Come faccio a raccoglierlo? Non posso girare la visuale, perché? Cazzo! Stiamo... Merda! Merda! Merda, mi devo mettere su... Lì, lì, lì! Devo mettermi lì! L'anticiclone! L'hanno costruito apposta! Io
Cioè, ragazzi. Però non posso uscire da qui. Non posso uscire da quella. Da questa piattaforma. E a che serve però? Se lo tolgo succede questo, se lo rimetto succede questo. E lì ce n'è un altro, ma non riesco ad arrivarci lì perché è tutto distrutto. Ho capito. Gli altri moduli sono in orbita. Merda. Ok. E a questo punto devo andare a vedere di là, perché c'era un cadavere. Secondo me non è solo per farti vedere com'era prima, eh. Non è così. Vabbè, tanto comunque ci riattacchiamo qua, quindi non so quanto possa essere. La merda, è difficile. No, non è vero, basta fare così. Ale. Aha. Vuoto fragile, pietra di proiezione. Vuoto fragile. Però qui non c'è nessun lettore di sonde, devo andare dall'altra parte a metterlo. Va bene, ecco perché c'era questa piattaforma che fa tutto il giro, se no non aveva senso. Fragile non è un altro pianeta. Io con Noe e Daz stavamo sollevando in orbita dei componenti per assemblare il cannone orbitazionale lanciasonde, ma qualcuno è precipitato sotto la corrente. Con Noe avresti dovuto vederlo. Pensavamo fosse impossibile che uno dei componenti del cannone scendesse anche solo a parte sotto la corrente. Invece il nostro è precipitato fino al nucleo. Quindi dobbiamo andare al nucleo a recuperare un pezzo. Cassava mi ha convinto a non provare a ricreare il fenomeno usando altri componenti del cannone, ma noi eravamo curiosi di capire cos'era accaduto. Come ha potuto qualcosa attraversare la corrente? È la mia gratitudine per aver posto questa interessante domanda. Che emozione, Spire ha costruito un modello di profondo gigantesco all'osservatorio sud di Vuoto Fragile. E così possiamo spiegare come può un oggetto scendere sotto la corrente all'osservatorio sud, a profondo gigantesco. Ok. Con noi non riesco a capire la risposta guardando attraverso la pozza della proiezione. Se vengo all'osservatorio potresti spiegarmelo? Se non ti dispiace fare il viaggio fin sotto la superficie del polo sud, sarei felicissimo di vederti. Sentiero riparte dall'equatore di Vuoto Fragile. Bisogna scoprire come arrivare al nucleo. Assolutamente sì, però per adesso dobbiamo prima andare a visitare le altre isole. Ne abbiamo visitate... Quante erano in totale? 5 o 4? Non mi ricordo più. Sì, non credo ci sia roba sott'acqua. Sarebbe troppo difficile da esplorare. Ok. 4. Ne abbiamo viste 3. Hai ragione. No, ma a me sembrava di averne viste altre in giro che non abbiamo visitato.
Boh, andiamo a vedere. Che ore sono? Le 37. Qual era il nuovo orario? Eccola qua. Alle 47, ok. E non mi ricordo se aveva detto altre 4 oltre alla mia o 4 o 3 oltre alla mia, non mi ricordo più. Vabbè, tutorial. La statua di cui parlava. Lui ha visto la statua che apriva gli occhi ed esattamente come noi sta vivendo il loop temporale. Laboratorio della statua. E qui è rotto. Merda. Ok, ecco perché lui vive il loop come noi. Di qua si può camminare, ok. Grazie a Necrodet. Bondi, sentito dalla chiusura di World Adrift? Purtroppo sì, però gli sta anche bene. Non aggiornavano decentemente da troppo tempo. Ciclone. Non c'era altro qui? No, ok, vado a leggere le scritte allora. Minchia, lì sotto. Vai. Stasera proveranno le statue della memoria. Phlox dice che potrebbe essere pericoloso, perciò non possiamo andare. Ma se invece di usare la porta ci intrufolassimo dall'altra parte, qualcuno vuole venire con me? Phlox ci ha espressamente detto di non farlo, ma loro l'hanno fatto. Anche io vorrei tanto assistere al test, Nami, ma è un rischio troppo grande, no, non dovremmo farlo. Ci farà assistere a un test più avanti. Quindi loro sapevano di questo rischio e avevano creato queste cose di backup, queste statue del backup, diciamo. Ok, come si va sotto? Ahia. Yeah. E questi colori? Allora, adesso mi sto riavvicinando alla nave dopo essere salito in alto. Rilevati alberi, bombolo... Allora, queste iscrizioni ci sono anche nel nostro pianeta natale. Scritte! Niente, non riesco, gravità è troppo alta, devo fare il giro. Che sarà un problema nel caso arrivi un ciclone, ma va bene. Ricordi quei cosi. Benvenuti su Profondo Gigantesco, amici. Mi emoziona il pensiero di incontrare... che incontrerete le mie statue. Se non sono nella mia dimora, probabilmente sono sotto nel mio laboratorio dentro l'isola. Non è che posso... ok, ce l'ho fatto. Dobbiamo andare sotto. Come si arriva sotto? Come si arriva sotto? Di qua da dove siamo saliti. Si stanno attivando? Non si attivano. Finché non si attivano questi sto tranquillo io. Non c'è scout. Merda! No, 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 entraci, entraci! Cazzo! Dai! Dai!
5 minuti. Nuovo orario alle... E niente. Niente. Non ce la facciamo. Le 11:05, non ce la facciamo. Che bello però. Aspetta. Provo a fare una cosa. Provo ad andare qui nell'astronave. Non credo sia una mossa fattibile, ma ci voglio provare lo stesso. Ci sarà qualche attracco. Mi ci fa andare. Yes! C'è il parcheggione. Beh, allora direi. Direi che sì. Direi che sì, assolutamente sì. Oh, parcheggiati. C'è il parcheggione, parcheggiati però, cazzo. Yes. Il diario, era stato aggiornato il diario? Sì, l'isola della statua. Ci manca il laboratorio. Ok, le isole mi sa che le abbiamo viste tutte. C'è altro da esplorare? No, non è detto. Ok, facciamo dopo. Merda! Non respiro, aspetta. Scusami. Ho visto le manine blu, ho detto no, qualcosa non va. Ah. Aspetta, forse ci dobbiamo parcheggiare un pelino più lì, sapete? Guarda. No, piano. Ecco qua, secondo me... Ok. Secondo me così è perfetto. No, perché si è spostato? Affanculo. No, ti ho detto qui. Secondo me era pensato per fare questo lavoro qui. Poi magari mi sbaglio, eh. Adesso vediamo che fa questo. Che fa? Mi gira. Ok. Sì. No, aspetta. No, no, no. Ok. Mi sa che... La prima volta ho aperto, la seconda volta ho richiuso. Allora, aspetta. Ok, giro. Giro. E dove mi ha aperto? Ok. Ok. Perfetto. Allora, qui ci sono i simbolini, quelli che abbiamo visto prima. Modulo di controllo. Entriamo. Piano. Con calma ed eleganza. Piano. Sì. Non è di qua, ma che due coglioni. Ok. Sera. Signori e signori, benvenuti al modulo di controllo. Cos'è? Ah, in caso di... No, che brutta idea. Che è successo? Non so se è una buona idea farlo in questo momento, perché sto facendo altro. Ok, mi fa vedere l'astronave cannone e l'isola Cenere, o come cazzo si chiama, Fratello Sole e Sorella Luna. C'era anche da leggere? No, non è uscito nessun messaggio qui. Oh, mi fa vedere che ha sparato e poi si è rotto, come avevamo detto. Ha sparato e si è rotto. Ah, aspetta, c'era scritto qui. Cannone orbitale lanciasonde è stato compromesso strutturalmente durante il lancio. Ok, l'ha sparato allora. Il modulo tracciante sonda sta ricevendo dati dalla sonda. Il cannone orbitale lanciasonde richiede il lancio ricevuto. Lancio sonda avvenuto con successo. Ok, la sonda l'ha lanciato. Aspetta che non abbiamo letto quel messaggio di prima però, perché era importante. No! Ok, no, fermo lì. No! Ma porca troia, ne va bene una. Come si torna lì? Fammi tornare lì! Sono nelle fasi, sì, ma voglio capire... Prima probabilmente avrà detto un messaggio.
che parla anche di profondo cazzoli. Cannone allineato con la traiettoria della sonda selezionata casualmente. Campo di gravità attivato. 4 minuti e 36 secondi fa. Richiesta di lancio sonda ricevuta dal progetto Gemello Cenere. Però non ha sparato a Gemello Cenere. Ok. Era questo che volevo capire. Chi ha sparato? Dove è andata la sonda e come la possiamo recuperare? Vai. E qui ovviamente si è rotto. Rapporto danni cannone orbitale lanciasonde. Individuate debolezze strutturali. Valutazione danni ai moduli in corso. Modulo di controllo intatto. Nessun danno. Ed è quello dove siamo. Modulo di lancio. Finestra panoramica spaccata. Proprio spaccata a termine tecnico. Modulo esposto a vuoto spaziale. Modulo tracciante mancante. Lì c'è un altro messaggio però. Aspetta. No. Sì? No. Ok. Direi che possiamo tornare giù e vedere cos'altro c'era. Oh, mi sta veramente intrippando il mio naso. Modulo di lancio. Allora, profondo gigantesco, fammi vedere. Ho brutte notizie. Yarrow dice che c'è stato un problema con la fonte energetica proposta, quindi il cannone orbitale lanciasonde non avrebbe fatto fuoco. Spero tu ti stia prendendo solo in giro. Ma no, questo l'abbiamo già letto. Temo di no. Eh no, ma è quello che abbiamo già letto questo. Ma sì. Ma questo qui però è uguale a quello che c'era giù. E quindi mi fa vedere quello dove ero prima. Ok, già letto. Perché? Perché ne abbiamo due uguali? Perché ne abbiamo uguali? Oh, il numero 2 non lo avevamo. Ho sbagliato. Vabbè. Ok, dammi questo. Noi avevamo l'1. Mallo, la mia metà migliore. Casanova ci sta inviando gli ultimi componenti del cannone. Presto, relativamente parlando, conosceremo l'esatta posizione dell'occhio. L'idea di completare la ricerca curiosa e affascinante dei nostri avi fa aumentare la mia temperatura cardiaca, tesoro mio. Che romanticismo. Casanova mi ha detto che lui e la squadra del cantiere hanno determinato un'impostazione energetica massima sopra la quale non dobbiamo assolutamente salire. Ho capito, sono giunto... Sono nel giusto se assumo che ignoreremo tutti del tutto quel limite. Ecco perché si è rotto. Loro gli hanno dato un limite... Loro gli hanno dato il limite e loro l'hanno ignorato. Dare al cannone orbitale lanciasonde tutta energia possibile senza intaccare l'integrità strutturale ci permetterà di massimizzare la possibilità di individuare l'occhio dell'universo. La sonda deve viaggiare al massimo della velocità, il più lontano che può. Apporterò delle modifiche. Ecco perché si è rotto. Sono sicuro quasi al 100% che i nostri amici abbiano preso in considerazione la nostra natura ribelle. Quindi sì, ignoriamola. L'hanno presa in considerazione, però avevano messo un limite apposta. E qui mi fa vedere... Ok. Questo qui è il modulo esposto. Ok. Ok. Torniamo indietro. Mi sa che qui abbiamo finito. Dai però, che difficoltà. Vado. C'era altro da leggere? Come? Sei sicuro? Ah, di qui però è tutto a puttane perché è andato a schiantarsi. Modulo tracciamento sonda e invece non esiste. Ok. No, neanche a me sembrava che ci fosse altro da leggere. E questo qui invece è quello lì che c'ha il vuoto. Due pietre, ne hai letta una? No, le ho lette entrambe. Modulo di lancio.
Però non mi fa passare qui. Però mi dice lancia lo scout. E non so quanto possa essere utile, però. Anche perché si è fermato subito. Ok, aspetta. A meno che non riuscirà a prendere una mira incredibile, che non è semplice. Ok. Eh no, è andato a fanculo. Ciao! E adesso? Provo a tornare alla nave. Ah, per farti vedere come puoi arrivare lì, sì, ok. Niente, sono partito. A cazzo, ma il pezzo però adesso è andato a fanculo perché si sono... Dove sono io? Aiuto? Ok, lì. Non credo di poterci arrivare agli altri pezzi, eh. Non credo proprio. Sì, devo vedere sotto l'ultima isola, assolutamente. Però effettivamente qui c'è un ciclone più grande degli altri. Io provo a infilarmici. Magari è la via per entrare sotto. O moriamo. Adesso vedo. Mi respinge. Proviamo dall'alto. Abbiamo pochissimo tempo. Ok, la gravità non mi permette di andare su per quel buco lì, quindi vado di qua. Non posso correre, posso fare così, ma non cambia granché. Spreco solo che carburante. Ti diamo il benvenuto in questo luogo. Questa torre condivide con chiunque lo domandi ciò che bisogna sapere per affrontare il primo viaggio quantico. Prego. Grazie ad Alien, Gattaus, guarda che bravo, sono tre, grazie mille. Questo luogo però si entra senza amici. Questa lezione si impara da soli. Mi chiudo la live. Non c'è niente, solo questo. Ok, mi ha salvato, se no mi schiantavo. Cerca l'arco errante. Cioè, questo arco qui. Porca troia! Ok, lo vedo. Forse non devo smettere di guardarlo. Ci sia... Ma è merda. Ok. Buona. E poi? Di nuovo? Ok, sempre l'arco... Cazzo, non è semplice perché adesso distorgo lo sguardo e va di là. Bestia, è difficile. Ma ho distolto lo sguardo adesso? Sì.
Tosta sta cosa. Ok. Osservare un oggetto quantico e osservare un'immagine di oggetto quantico è la stessa cosa. È vero, lo avevamo già imparato in realtà. Questa è una cosa che avevamo già imparato. Da soli, però l'avevamo già imparato. Eccolo. Adesso c'è quello grosso. Il massone. L'arco di cristallo in genere non... L'arco e il cristallo in genere non si incontrano. Ah, ho capito. Merda. Ok. Si è spostato? No. Ok. Perché mi si toglie? Non capisco. Mi fa fare un po' e poi smette. È a tempo? No, non capisco. Ah, non lo devo perdere di vista, dite? Ah, ok, non avevo capito che fosse così. Grazie. Non l'avevo proprio capita in questa maniera. È perché quei cristalli di solito non si spostavano. Rubiamo 2 minuti di thermos per fare questo lavoro qui. Perché dopo, altrimenti dovremmo rifare... Cazzo, anche la scritta, però non si deve togliere dal cazzo. Ok. Questa è l'ultima, ma è la più complessa. Merda. No, mamma mia! Sparito subito proprio. Ok. Facciamo così. Ok. E no! Perché non gli ho fatto la foto? Perché sono stupido. Vedi? Aspetta. Ok. In realtà adesso sono abbastanza furbo. Dovrei riuscire a averne presi due. Giusto? Però non me ne compare un altro. Porca troia. No. No. Ok. Ok. Tua mamma, perché? No, devo rifare tutto. Ma c'ero. Ho distolto lo sguardo. Porca di una puttana, sono uno stronzo. C'ero però, dai. Era fatta praticamente. Non ne escono più. Dai. Dite Thermos che tra poco arrivo, è giusto il tempo di fare questo lavoro qui. Non dovrebbe mancare molto. È che non possiamo salvare, semplicemente. Dai, tua mamma, quella porcona. Ah, giusto, aspetta. Perché ne sto inquadrando fin troppi. Ok, ecco perché.
Ciao, selfie. Bastardi, sì! E adesso? Non me lo dire! Ah, ecco! Cazzo, era dall'altra parte e mi sarei ucciso! Ok. La nostra più sentita congratulazione, ora hai imparato la regola di immagine quantica. Custodiscila nella tua mente per il resto del pellegrinaggio quantico. Ogni frammento quantico ha qualcosa da insegnarti. Grazie Idrin per i suoi 7 mesi. La nostra curiosità ti accompagnerà in un luogo lungo il tuo viaggio. Segui le orme di coloro che verranno prima di te. Il cammino ti guiderà tutti coloro che arriveranno poi. Ok. E quindi mi butto qui? Non lo so. È una bella idea. Non ci sono altre uscite. Quindi sì, mi butto qua. Vedi, c'era proprio il buco. Vado, ciao. E mi butta sotto. Il mondo non dovrebbe finire tra un minuto? Chiedo per un amico. Per curiosità. Manca un minuto adesso a sto punto. Vediamo se avevamo ragione sui 22 minuti. Direi di no. Cioè, ci siamo quasi, ma non è ancora... Non so se abbiamo calcolato male i 22 minuti, ma mi sembra... Allora, il sole è praticamente andato. Ah, il meteorite si sta per schiantare, guarda. Si sta schiantando giusto adesso. La teoria è confermata, 22 minuti, guarda. Si infila. È finito il tempo dei gemelli Clessidra. E esplode. L'ho visto, ho visto la finirci dentro. Dovrebbe essere proprio in questo momento. Poi magari abbiamo sbagliato un attimo perché i 22 minuti non sappiamo dello specifico a che ora partono. Guarda, è finito. È finito il timer dei gemelli Clessidra. E sono passati 22 minuti. L'abbiamo visto perché un attimo fa funzionava. E adesso probabilmente gli si è infilato dentro il coso e esplode. Sto mettendo i suoi tempi in realtà. Quindi intanto preparo un ride dei thermos. Intanto vi ringrazio per donazioni super e sub come sempre. È stata un'ottima live questa. Abbiamo scoperto un sacco di bellissime cose. Il gioco è veramente, cioè, pazzesco, straordinario. Eh no, ma non... 22 minuti e qualche secondo. Cioè 22 minuti è finito il timer dei gemelli Clessidra. Ma non sta scoppiando. Perché sono 25? No, 22 minuti diceva. Ah, forse a 22 minuti inizia il collasso. È partita la musica del sole, sì, è vero. Boh, vabbè. Tanto preparo il ride. Scriviamo a tutti i termosifoni. Scusateci, volevamo vedere il sole esplodere. 22 minuti all'impatto e in un paio esplode, esatto, va bene. Ragazzi, grazie a tutti per donazioni super e sub. Ripeto, noi ci vediamo codesta sera. Sarà una giornata di lavoro intensissima. E vai con Ride, non possiamo aspettare oltre, è tardissimo, dai. Dato che ho fatto ride, lascio comunque per i posteri il post. E infatti è esploso adesso. Effettivamente a 25 minuti. Quindi abbiamo 22 minuti di tempo,
più 2 minuti di bonus. Boh, figo. Molto figo. No, aspetta, forse è il caso di morire così magari salva. Ciao belli, stasera!